Senatrice Vattilabba. Grazie. Questa domanda mi piace molto. E il ministro Costa, sapete che è andato in Europa proprio a parlare di questo. Di che cosa? Stiamo parlando di cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici collegati quindi non solo a quella che voi sentite sempre dire la CO2 in atmosfera, ma anche a tutta una serie di altri inquinanti che creano problemi alla nostra Gaia, quindi alla nostra terra, ma creano problemi direttamente alla nostra salute. Guarda, cosa si sta facendo? Si sta cercando di fare molto. Per esempio, vi posso dire che ci sono degli affari assegnati in alcune commissioni sulla decarbonizzazione, che significa i processi, specialmente i processi industriali, cioè tutte quelle azioni che si dicono antropiche, fatte dalle nostre industrie, per poter trasformare le materie prime in prodotti finiti, portano, ahimè, a una serie di inquinanti come la CO2 in particolare. Si sta cercando quindi di decarbonizzare, significa di creare questi processi in modo tale che possano emettere emissioni nel modo più minore possibile. Questo significa agire su due cose: agire sul mix energetico, significa che dobbiamo cambiare quello che è il nostro combustibile, non utilizzare un combustibile di tipo fossile, soprattutto il peggiore, che è quello al carbonio, poi passare dal petrolio eccetera fino ad arrivare al metano, ma quindi andare verso le energie rinnovabili. Sapete benissimo noi come movimento che ci stiamo muovendo da una vita su questo, sulle energie rinnovabili, ed è un'azione da fare. In questo poi all'interno, sempre anche della nostra Commissione Ambiente, ci sono tutta una serie di disegni di legge che stiamo approcciando, alcuni già, che stanno andando avanti in modo spedito, su economia circolare, che dice la stessa cosa. Cerchiamo di risolvere, di vedere questi processi di produzione, di ridurre gli sprechi energetici e di ridurre gli sprechi di materia e gli sprechi di cibo. Che cosa significa? Se noi cambiamo modello di vita, guardate, perché noi abbiamo una serie di sprechi, ma perché il nostro modo di fare, il nostro modello, sistema purtroppo economico, consumistico, che ci porta a questo. Noi riduciamo quindi quello che realmente ci serve e alla fine possiamo ridurre quindi a valle le emissioni in atmosfera, e per dare un mondo migliore a quelli che sono appunto i nostri ragazzi. Grazie. Domanda al pubblico. Federica Daga ha lanciato recentemente una petizione.